Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca torniamo a parlare dell'anziana trovata senza vita all'interno di un appartamento nel quartiere di Saione. Proseguono senza sosta le indagini della mobile e alcune risposte potranno arrivare proprio dall'autopsia in programma per domani. Quando i soccorsi sono entrati nell'appartamento di via Montanara, nel quartiere di Saione, hanno trovato il cadavere in avanzato stato di decomposizione sul letto, completamente coperto da un lenzuolo. Era lì da alcuni mesi ormai, 4 o addirittura 6, come ha indicato il medico legale dopo l'esame esterno sul cadavere disposto dalla PM Giulia Maggiore. La 92enne Carla Bazzani indossava la camicia da notte e in mano aveva il telecomando della TV. Accanto a lei il gatto, anche lui ormai senza vita. Un giallo i cui contorni restano tutti da chiarire. Nelle ultime ore però le indagini hanno avuto un'accelerazione. La figlia dell'anziana, irreperibile per giorni e rintracciata dagli uomini della squadra mobile guidati da Davide Comito a Rimini, è passata da persona informata sui fatti a indagata per abbandono di incapace. Dai riscontri sui movimenti bancari sarebbero poi emersi prelievi dalla pensione dell'anziana dopo la sua morte, un elemento che porterebbe gli investigatori a ipotizzare anche il reato di truffa ai danni del l'INPS, un quadro giudiziario che potrebbe così evolversi nuovamente. Per venerdì intanto è attesa l'autopsia che sarà eseguita dall'equipe del professor Gabrielli e che dovrà chiarire cause e tempi della morte della 92enne. Un analogo accertamento poi sarà svolto anche sulla carcassa del gatto che era stato ritrovato aggrappato al materasso. Resta da capire però il perché dell'allontanamento della figlia che al momento ha deciso di non rispondere alle domande degli inquirenti. Ancora un furto a San Giovanni Valdarno, un colpo al locale Garden River immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. Mancavano pochi minuti alle 4 quando, a volto travisato, un soggetto è entrato dentro al locale dopo aver forzato la porta d'ingresso. Poi si è rivolto verso la telecamera di videosorveglianza con il dito medio ed infine l'ha messa fuori uso. È successo nelle ultime notti al Garden River, locale in zona Oltrarno a San Giovanni Valdarno. Il tutto è stato immortalato dalla videosorveglianza e poi postato sui social del locale. Questa è la nostra situazione da 3 mesi a questa parte dopo denunce, segnalazioni e quant'altro. La situazione è sempre questa, scrivono esasperati sui social i proprietari. Dopo migliaia di euro di danni tra porte, attrezzature e merci, nessuno ancora ha mosso un dito, si sfogano ancora. Una grande amarezza dunque quella dei proprietari del Garden River, misero invece il bottino. A San Giovanni ormai da mesi questi episodi si ripresentano periodicamente, lo stesso locale era già finito in più occasioni nel mirino dei banditi. Restiamo in Valdarno, fiamme nella notte nella zona di via Vespucci a Montevarchi. Il rogo, le cui cause sono ancora da chiarire, è partito attorno all'1 di notte da un'auto parcheggiata sotto una tettoia. Le fiamme poi si sono propagate ad un'altra vettura e all'intera tettoia. Infine hanno raggiunto un capannone utilizzato come luogo di culto dalla comunità indiana, che è andato completamente distrutto. Sul posto i pompieri che hanno spento l'incendio e evitato che si propagasse anche alle strutture limitrofe. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio. E adesso una segnalazione che arriva da una telespettatrice dal quartiere di Saione, che segnala ancora una volta la presenza di siringhe abbandonate in strada, il tutto a pochi passi dalla scuola 4 novembre. Ci troviamo in via Arismondo davanti alla scuola 4 novembre e davanti ai negozianti una bella sorpresa. Con un post sui social, Mario Agnelli tranquillizza tutti dopo il brutto incidente della scorsa domenica, quando in sella alla sua moto si stava dirigendo verso il lago Trasimeno e all'altezza di Camucia si è scontrato con un'auto guidata da un turista straniero. Adesso su Facebook il primo cittadino di Castiglione Fiorentino ritrova la giusta ironia per commentare l'accaduto. Quando dicevo che il turismo in Valdichiana è in continua crescita, io l'ho toccato con mano, anzi con la mia moto, ha scritto. Ricapitolando, prosegue, ho avuto un frontale con la mia moto contro un'auto, sono andato in elicottero a Siena e mi hanno dimesso dall'ospedale. Ora sono tornato a casa con 6 costole rotte che mi rallentano un po', ma di certo non mi fermeranno.
E adesso voltiamo pagina per parlare di sanità. Ad Arezzo infatti il primo intervento ad un tumore al pancreas con una tecnica completamente robotica. Tramite il collegamento con Grosseto, la scuola di Grosseto, siamo cresciuti su queste cose e mi permetto di dire che interventi di questo tipo, a parte Grosseto, Arezzo e Pisa, in Toscana non se ne fanno. Prima operazione chirurgica realizzata interamente con la robotica all'ospedale San Donato di Arezzo. Un tumore del pancreas che è stato studiato qui ad Arezzo e come accordi con Grosseto alcune patologie del pancreas le trattiamo noi e è stata operata totalmente in robotica, quindi non ha tagli sulla pancia, ha solo i buchi di accesso del robot Da Vinci e un piccolo allargamento dal quale è stato tolto il tumore. La signora sta bene ed è già stata dimessa. Intanto i numeri della chirurgia robotica all'ospedale San Donato di Arezzo sono in aumento. Dal 2010 sono più di 6.000 interventi di chirurgia robotica, di cui 2.500 di chirurgia generale e gli altri di urologia, otorino e ginecologia. Quest'anno ne abbiamo fatti già più di 100, quindi pensiamo a fine anno arrivare oltre 140. E anche come complessità, perché dicevo prima nella precedente domanda un intervento di questa complessità ci siamo arrivati dopo anni di lavoro, non li avevamo fatti altre volte, insomma, ecco. Più di 650 interventi vascolari arteriosi, 500 flebologici ed oltre 8.000 fra visite di chirurgia vascolare e medicazioni. Sono questi i numeri che ogni anno interessano la chirurgia vascolare dell'ospedale di Arezzo diretta dal dottor Ventoruzzo. Un settore che ormai si avvale di tecniche mini-invasive che permettono interventi in anestesia locale senza tagli chirurgici, rappresentando un vantaggio per pazienti anziani e fragili. Fondamentale è anche l'approccio multidisciplinare nel trattamento delle patologie vascolari che ha portato il reparto a ridefinire percorsi di eccellenza e costruire collaborazioni nell'ambito del Dipartimento Cardio-Toraco-Neurovascolare con le altre unità operative. E questa mattina invece è stata inaugurata la centrale operativa territoriale, la COT della zona senese, che avrà anche le funzioni di coordinamento per tutte le centrali dell'ATL Toscana Sud-Est. Taglio del nastro per la COT, la centrale operativa territoriale della zona senese ed aziendale che si trova nel complesso dell'ex ospedale psichiatrico San Nicolò. La struttura coordina tutte le centrali dell'ASL Toscana Sud-Est. È una COT importante che garantisce il coordinamento tra le attività ospedaliere, le attività territoriali, le attività di cure e riabilitazione, rappresenta un punto di riferimento per i cittadini, quindi anche questa zona e questa azienda ha una COT pienamente funzionante. È una grande scommessa, credo che serve a noi, serve all'azienda ospedaliera universitaria. La COT è composta da 20 locali, la cifra dell'investimento è di circa 395.000 euro, di cui 170.000 da fondi PNRR e 225.000 da risorse dell'azienda sanitaria. La centrale operativa territoriale deve essere quel soggetto dove una persona che ad esempio ha una patologia di natura cronica, che ha necessità di un rapporto ripetuto con il sistema sanitario, non viene lasciata sola ma viene presa per mano. Essendo anche riferimento aziendale, l'unica aperta per 12 ore su 24, 7 giorni su 7, con la prospettiva di incrementare l'apertura sino ad arrivare a coprire tutte 24 le ore della giornata. Perché le persone non è che stanno male ad orario, ma stanno le persone che hanno bisogno manifestano il loro bisogno e l'azienda deve essere pronta a soddisfare questa esigenza, questa necessità. Ancora salute, elettrocardiogramma, holter cardiaco, holter pressorio, densitometria ossea computerizzata. Ruotano così i servizi nelle farmacie comunali di Arezzo. Le strumentazioni per i 4 esami sono sottoposte ad una periodica turnazione all'interno delle 8 farmacie di città e frazioni per garantire vicinanza e prossimità agli utenti, con la nuova distribuzione che sarà attiva dal lunedì 9 settembre a sabato 5 ottobre. La volontà è quella di concretizzare un modello diffuso sul territorio di farmacia dei servizi. Nell'ambito del Warehouse Festival, invece, alla Casa dell'Energia, un'iniziativa che ha messo al centro il tema dei diritti delle persone diversamente abili e neurodivergenti. A condurre l'incontro il giornalista e scrittore Saverio Tommasi.
Eccoci al via della terza edizione di Ecologica Festival e aspettiamo appunto il primo talk di oggi in collaborazione con Warehouse Decibel Festival, che parlerà appunto di disabilità. Disabilità disattesa, lavoro e responsabilità sociale, perché l'autismo e la neurodiversità fanno ancora paura. Questo è il titolo del confronto ospitato alla Casa dell'Energia di Arezzo nell'ambito del Warehouse Festival, un'iniziativa che ha messo al centro il tema dei diritti delle persone diversamente abili e neurodivergenti. Sì, noi abbiamo deciso di mettere sul tavolo non tanto la disabilità nel senso generale, ma il problema del lavoro, degli adulti, della paura che ancora fa la disabilità al nostro sistema sociale, cioè come aprire le porte a questi ragazzi, ragazze, uomini e donne che possono essere una risorsa per la città, per la comunità, ma che non trovano risposte nonostante una legislazione molto avanzata che ha l'Italia oggettivamente rispetto a questi temi. Non è un qualcosa che è possibile soltanto sognare, è un qualcosa che in tante situazioni già avviene, funziona, potrebbe funzionare tanto tanto meglio. E oggi ne parleremo qui con Marino Bottà e anche con le persone di voi che avranno voglia di intervenire e o di chiedere, domandare, ma anche di raccontare pezzettini del proprio sapere e della propria esperienza. Noi vogliamo dare proprio le informazioni giuste. Io capisco che un imprenditore magari si trova in difficoltà, non sa come affrontare il tema, però le associazioni ci sono, gli esperti ci sono, le possibilità ci sono e le persone che possono dare un contributo in questo è importante. Ancora più importante farlo nell'ambito di un festival che ha questi temi generali, che ha un linguaggio giovanile, che ha una dinamica. Per noi questo è una grandissima occasione, ma noi non ci fermeremo, continueremo questa opera per far conoscere i nostri figli, per far capire che con il giusto percorso e con i giusti aiuti queste persone, in questo caso disabili, intellettivi o meno, sono una risorsa, è una ricchezza per questa società. Collocamenti mirati, collocamenti disabili sono partiti nel 1° gennaio 2000, ma in molte province, in molte regioni sono partiti addirittura anni dopo. Arezzo può essere anche in questo caso un piccolo segnale, perché stasera parleremo di un progetto che abbiamo attivato da poco ad Arezzo, che però, dobbiamo dire la verità, sta trovando qualche difficoltà, perché poi c'è la diffidenza, il sospetto, la difficoltà. Però insomma noi non ci fermiamo, quindi grazie intanto anche ai mezzi di comunicazione che danno risalto a queste cose, ma più che altro grazie al Festival Warehouse, perché non era scontato questo spazio. Cambiamo argomento e ci spostiamo a Soci, la paese più popoloso del comune di Bibbiena, dove sono partiti i lavori di riqualificazione ai vecchi lavatoi e in via 20 settembre nel piccolo centro storico. Sono partiti anche i lavori di riqualificazione dei lavatoi di Soci, nel centro storico di Soci, uniti anche a un intervento importante sulla viabilità di via 20 settembre, un ripristino di quella che è la pietra antica rispetto all'asfaltatura che adesso troviamo. È un proseguo di una serie di interventi che vogliamo politicamente portare avanti in Soci, comprensivi anche appunto della riqualificazione di piazza Garibaldi, che a breve partirà, a breve intendo proprio entro fine mese. Questi lavori erano già lavori previsti l'anno scorso, appaltati di recente per un importo totale di 215.000 euro circa, 150.000 dei quali intercettati con bando GAL, un finanziamento appunto GAL, per il quale abbiamo voluto fortemente investire in questa porzione di centro storico di Soci, un centro storico che vogliamo fortemente rivalutare e riqualificare anche per dare un po' di decoro urbano e una vivibilità migliore a tutto quello che è il contesto più importante, più storico di Soci. Economicamente parliamo di 215.000 euro, 150.000 euro provenienti da un bando GAL e 65.000 euro circa provenienti da finanze comunali. Al termine di questi lavori avremo tutto l'edificio ex lavatoi riusabile, riutilizzabile e fruibile da parte di tutta la comunità, ma soprattutto da parte di chi in visita nel nostro paese vuole vedere anche quelle che sono le memorie storiche, la torre, l'ex chiesa, ora Berretta Rossa, il centro storico con il lastricato, ma anche appunto gli ex lavatoi. Saranno riqualificati interamente i 12 lavatoi riutilizzabili, sarà tutto fruibile anche per
personale e portatori di handicap, quindi illuminazione nuova, nuovo impianto elettrico e soprattutto anche una bella porzione di via 20 settembre riqualificata, dove poi rimarrà solamente l'ultimo stralcio di via 20 settembre appunto, che arriva poi fino alla piazza di Soci a coronamento di quello che sarà poi il termine anche dei lavori della piazza stessa e una riqualificazione totale e complessiva del centro storico di Soci. La street art come strumento per valorizzare i due complessi di edilizia residenziale pubblica. Tra le iniziative per i 20 anni di Arezzo Casa rientra infatti la realizzazione di due murales firmati da artisti di spessore internazionale, una a Castiglione Fiorentino e l'altro a Sansepolcro. Quello in Valdichiana è dedicato a Fabrizio Meoni ed è stato realizzato da Mau Palla, nome d'arte del romano Mauro Pallotta, mentre il murales di Sansepolcro sarà affidato al talento e alla creatività di Alessenso, che proporrà un collegamento tra storia e cultura locale. In Valdarno invece c'è uno spicchio che diventa patrimonio geologico mondiale. Si tratta delle Balze del Valdarno, spettacolare scenario naturale più volte ritratto da Leonardo da Vinci. A darne notizia dell'avvenuto riconoscimento è l'amministrazione comunale di Castelfranco Piandiscò. Il 28 agosto scorso è stato decretato l'inserimento del sito tra le Geo Collection per il suo peculiare aspetto geologico e paesaggistico che lo rendono un vero e proprio scrigno naturale. E sempre in Valdarno, a San Giovanni Valdarno, torna la festa del perdono. Spettacoli, conferenze, rievocazioni, camminate solidali, concerti e buon cibo. I festeggiamenti prenderanno avvio giovedì 12 settembre con il corteo storico e si concluderanno il 16 settembre con lo spettacolo pirotecnico, poi Luna Park, fiera e perdono dei saperi e dei sapori. Grande attesa anche per i concerti in Piazza Masaccio degli Strano Baccano venerdì 13, dei Dick Dick sabato 14 e di Walter Sterbini domenica 15 settembre. E adesso torniamo invece a parlare di giostra, sold out anche per l'edizione di settembre 2024. Domenica erano presenti in totale in Piazza Grande 3.680 spettatori che hanno fatto registrare un incasso che supera i 118.000 euro. Per la prova generale venerdì 30 erano invece presenti 2.660 spettatori per un incasso che supera i 14.500 euro. Mentre sabato 7 settembre alle 11 presso il percorso espositivo I colori della giostra avrà luogo l'iscrizione della vittoria del quartiere di Porta Sant'Andrea nell'Albodoro. E adesso la pagina dello sport, esordio amichevole per la nuova BC Servizi che in preparazione al campionato ha affrontato il Perugia Basket a formazione di Serie C. Prima nota particolarmente positiva la presenza di un bel pubblico che ha riempito i gradoni del Palasport Estra. Gli Amaranto hanno fatto vedere buone cose sia in fase di attacco che difesa. La partita si è chiusa in favore dell'Arezzo con un punteggio di 64 a 53 che archivia positivamente questa prima uscita e già da stasera gli Amaranto tornano in palestra per preparare la prossima amichevole prevista per sabato sul parquet del Basket Golfo Piombino, formazione di Serie B nazionale. E anche la ginnastica Petrarca è pronta a tornare in pedana. Il mese di settembre rappresenta infatti un momento particolarmente intenso per la storica società aretina tra la ripresa degli allenamenti dei gruppi sportivi, le prime gare dopo la pausa estiva e l'Open Day rivolto a bambine e bambini a partire dai 4 anni di età con un calendario ricco di impegni che interessano le sezioni di ginnastica ritmica artistica maschile e femminile. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.